Signori, se vi piace la caccia ai conigli, siete nel video giusto, benvenuti al cubo da vostro mob, siamo tornati su Hunting Simulator 2 Ida. Oggi appunto andiamo a caccia del Silvilago nella regione di Antonio. Signori, io ho già comprato, mettiamo così subito a bestia, due armi nuove. Ve le faccio subito vedere, l'SXP Black Shadow, non è costato tantissimo questo, però un fucile che ho trovato intrigante, e un altro arco composito, Divergent Veil Stoke. Con questi due, signori, ce ne andremo appunto a caccia del nostro amatissimo Silvilago, nel mentre appunto vi mostro il Black Shadow, veramente molto carino ragazzi, ci ha aggiunto infatti anche l'altro arco, intrigante, molto, e mi è venuta l'idea ragazzi di andare a caccia del Silvilago, perché comunque qui dentro effettivamente è vuoto, diciamo vuoto nel senso comunque ci sono solo tre animali, ma ci sono altri 3, 1, 2, 3, 4 punti liberi, quindi e mentre qua ne abbiamo solo uno libero fuori, quindi io mi focalizzerei un attimo sul cercare di coprire questi spazi. Non so se sopra c'è qualcosa che magari possiamo andare a coprire ancora. No, mi sembra che abbiamo tutto, perché anche di sotto, per quanto riguarda gli uccelli, vedete ce n'è 1, 2, 3 e 4, lì sopra ci sono tutti e tre, quindi insomma ho preso parecchi animali in realtà. Certo, alcuni non li ho presi col canale nuovo, li ho presi appunto col canale vecchio. Magari qua li andremo sicuramente a riprendere ragazzi, così li vedremo. Però appunto poi dovremmo iniziare un attimino a pensare cosa fare su Hunting Simulator. Io ho due idee: o iniziamo Ranger Life ragazzi, che potrebbe essere arrivato il momento da un certo punto di vista, oppure potremmo fare che gli stessi animali, non tanto per il trophy lodge ma tanto per il fatto di trovarli nelle varie zone, così penso che forse questa a voi potrebbe tornare utile. Potremmo vedere per esempio, non lo so, un animale che abbiamo preso in una zona, di cercare di prenderlo in un'altra zona ancora. Intanto comunque noi ci dirigiamo, aspetta, vediamo un attimino l'orario ragazzi, perché per il Silvilago, anche se io mi ricordo che è di pomeriggio, allora è di pomeriggio e di mattina. Noi abbiamo provato di mattina, mi ricordo la prima volta, e non mi ricordo se ne abbiamo trovati tanti. C'è stato un punto, o di mattina o di pomeriggio, che ne abbiamo trovati veramente tanti, Silvilago, ma proprio tanti. Ma tanti, tanti, tanti. Allora, vediamo un attimino intanto qua, perché io infatti qualcuno l'avevo trovato, infatti alcuni erano proprio qui. Ficchiamoci l'indicatore di direzione, tra l'altro ragazzi quella è anche zona dei bisonti, ma non abbiamo comunque l'arma corretta. Probabilmente magari andremo a beccare un bisonte, molto sicuramente, se già c'è una traccia qui nelle vicinanze. Perché dovete sapere ragazzi che ne ho presi tantissimi in vostra assenza, quindi ho captato in un certo senso ormai come individuale. Infatti ancora non ho avuto risposta sul grinding del bisonte. Effettivamente non so se farò un sondaggio, non so se quando uscirà questo video l'avrò già fatto o meno, che comunque lo sapete ragazzi, registro in anticipo, come è giusto che da un lato anche che sia ragazzi, non dico per tutti, ma quando si tratta di alcuni contenuti è difficile vedere un contenuto che lo registro oggi e lo vedete domani, ma per il semplice motivo perché una determinata qualità che magari per chi semplicemente è abituato a vedere è abituato a vederla, quindi però vi assicuro che c'è tanto 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 lavoro dietro, e quando c'è tanto lavoro richiede tempo, non è una cosa che puoi fare ma anche in modo raffazzonato, perché comunque farlo dall'oggi al domani, un video e poi pubblicarlo subito vorrebbe dire che sarebbe un po' complicato, nel senso non che non è fattibile, però la qualità potrebbe risentirne, tutto il resto, quindi insomma ci sono tante tante meccaniche che magari se uno non si mette veramente a fare queste cose non si immagina nemmeno, ma da un lato è anche giusto così, però nel senso voglio dirvi che in realtà non è negativo, perché alcuni lo vedono come una cosa negativa il fatto che uno magari registra un video e lo pubblica una settimana, due settimane dopo. Ora non è il mio caso, nel senso, oddio, per alcuni video sì, per esempio ne ho uno che è da forse più di due settimane che deve uscire, e purtroppo è anche, poi vedi, trovargli lo spazio a livello di programmazione, anche quello fa, insomma ci sono tante 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 cose. Infatti bisonte fresca, immaginavo che comunque avremmo, solo che qua è la prima volta che vedo la traccia del bisonte, sai. Siccome è la prima volta, io francamente me la segno pure. E questo comunque ci dimostra il fatto che un bisonte in zona, cioè qui c'è sempre qualcuno, cioè nel senso un bisonte, quindi ancora non ho ben capito come abbatterli con un colpo solo, sinceramente. Però ne ho presi parecchi ragazzi, ho fatto veramente un bel po' di monetine, e da quando ho iniziato a fare un po' di grinding anche qua, niente, i video di caccia ragazzi sono praticamente solo grinding alla fine. Cioè poi quando arrivi proprio in late game ti riduci che devi grindare, 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 grindare.
e alla fine può anche qua, no? Ma è un po', non è solo il discorso di CoTV o di Hunting, è proprio anche il discorso di Web di Hunter, perché mi rendo conto che comunque abbiamo tante cose da sbloccare e ci servono i piccioli, per così dire. E però quindi devo, appunto, certe volte, no, per chi segue Way of the Hunter anche oltre ad Hunting, vi dico spesso, no, magari c'è sto spot, ragazzi, che è buono, c'è sto spot che è buono. E certo, perché poi quando sei, c'hai l'animale lì vicino è normale che, no, è più facile. Poi comunque se un animale che comunque lo, se lo becchi bene, ovviamente, premettendo questo, comunque ti dà 500, 400, 600. Le ultime prede che ho preso su Way of the Hunter mi davano 600, che è tantissimo per Way of the Hunter. Quindi insomma, alla fine il nocciolo è sempre grindare. Va bene, io comunque non vedo traccia del Silvilago. Certo, questo è anche un po' strano, che proprio in questi punti c'avevo le tracce. Mi viene il dubbio che o di pomeriggio non lo becchiamo. Attenzione, qua c'è una traccia, però vediamo. Che se no mi sa che conviene Coyote. Vedi, il Coyote è fresco. Però del Silvilago mi sa che no, ma a me secondo... Io sono dell'idea, ragazzi, che dobbiamo vedere di mattina presto, non di pomeriggio. Noi siamo tornati nella regione di Antonio, di mattina presto. Vediamo se troviamo il Silvilago, perché sono molto, molto, molto curioso. Il Silvilago, ragazzi... Probabilmente, molto probabilmente, non l'ho proprio mai preso, nemmeno nel canale vecchio. Quindi sarà molto interessante prenderlo anche qui. Dovrebbero in realtà esserci altri conigli, perché comunque quei rack, diciamo così, che abbiamo comunque nell'armeria, sono comunque per animali di taglia medio-piccola. Comunque probabilmente sono della specie dei conigli o comunque dei volatili, secondo me. Ma volatili non tipo alzavola americana, secondo me, ma tipo tacchino e via dicendo. Quindi, allora, il discorso dobbiamo vedere però nelle varie regioni dove beccarli. Perché per esempio qua abbiamo solo il Silvilago e nient'altro. Quindi si dovrebbe capire un attimo sul discorso qui effettivamente dove noi dovremmo andare per... Però che è sicuro che sono animali, ecco, di quella stazza lì. È sicurissimo. Attenzione, signori. Silvilago maschio avvistato. Wey, dove vai, piccolino? Che ti ho inquadrato. Bello pulzello. Vieni, vieni, vieni qua. Ma signori, c'è troppa boscaglia. Devo vedere un attimino come aggirarlo. Che se io vedo un attimino come aggirarlo, noi non è che siamo a cavallo, credo, di più. Eccolo là, eccolo là. Vediamo se riusciamo a prenderlo, signori. Dai, vai, 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 vai. Zitto, zitto, che forse l'abbiamo preso con l'arco, signori, Vediamo la mappa subito che ce l'ho... Sì. Signori, in linea di quello che ho pubblicato recentemente, potete chiamarmi Robin Hood. Mamma mia, signori, spariamo una freccia in alto verso il sole. Signori, bellissimo. Lo volevo prendere anche con lo shotgun, magari vediamo se adesso riusciamo a prenderne un altro. Guarda. Mi dicono che estremamente... Ah, scusate, precisamente cosa io... L'orecchio io ho preso. Però il cane si dovrebbe cacciare. Sì, precisamente io ho preso l'orecchio. Signori, io non sono nessuno per lamentarmi. Quindi, sinceramente, mi sta benissimo così. Ma proprio sinceramente. Ora, signori, io l'unica cosa che farei, visto che questo è un ottimissimo punto, sapete che vi dico? Io torno indietro. Cioè, andiamo a vedere un attimino, intanto, subito, no? Dove ce lo va a piazzare. Che questo sono veramente... Non aspettiamoci chissà quanto, infatti, per quanto riguarda il livello monetario. Ce lo andiamo a prendere come preda. La cosa che voglio vedere tantissimo... Infatti, no... Dove? Eccolo qua. Ce l'ha messo di qua. Vedete, ragazzi, come appunto vi dicevo, è già vederla così è un altro tanto. Cioè, prima erano 4 mancanti, 3 presenti, adesso sono 4 presenti e 3 mancanti. Si è praticamente ribaltata la cosa. Dobbiamo prendere forse anche il coniglio europeo. Questo che... Questa è la lepre scarpa da neve, sì. Cioè, il coniglio europeo, ragazzi, che nelle zone umide cieche, se non sbaglio, una roba del genere. Ora vediamo se riusciamo a prenderlo anche con lo shotgun, perché giustamente l'abbiamo comprato, lo dobbiamo incignare. Dirigiamoci, signori, verso quella che è la mia zona preferita al momento. Proprio sinceramente, perché a quanto pare, io ve l'ho detto già in un video precedente, sembra, non ho la certezza assoluta, magari appunto chi di voi, se ci gioca da un po', può appunto scrivere un commento, perché può essere molto interessante appunto confrontarsi su questo aspetto. Però sembra che i conigli visitano sempre lo stesso punto. Cioè, una volta che tu lo becchi in un punto e magari torni alla residenza e ritorni lì,
dove l'hai beccato la prima volta, eccolo là, infatti, ve l'ho detto adesso, lo ritrovi sempre lì, fondamentalmente. Però sapete che vi dico stavolta, prima ho fatto il giro e mi sono complicato la vita, stavolta invece faccio un'altra cosa, ragazzi, gli vado dritto per dritto direttamente da qui, perché secondo me è meglio e più semplice. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Alla fine, ragazzi, vedete come poi uno dice le teorie del pazzo, perché sembrano effettivamente cose allucinanti, però ragazzi, poi le vediamo che a livello pratico effettivamente abbiamo questo riscontro. Quindi alla fine le teorie del pazzo sono, si possono prendere anche per vere. Il discorso che per... eccolo là. Ok, me l'ero un attimo perso. Lui però adesso è nella boscaglia alta. Se troviamo un punto dove stare un po' più alti noi rispetto a lui, magari. Ma là ce n'è un altro. O è quello di prima che si è spostato? No, è quello di prima che si è spostato sicuro. Che sembra che lui sta tornando indietro. Bello di papà adesso, adesso, adesso. Aspetta. Bellissimo. Aspetta. Non so. Aspetta, non l'ho preso. Ora forse... no. Allora, non credo di averlo preso, sinceramente. No, l'ho preso. Però non ho capito se ne ho presi due, ragazzi, o ho lisciato il primo. Ora lo scopriremo. Allora, no, questa è una pietra, attenzione. Questo è il Silvi... ok, questo è il Silvilago. Però ho l'impressione... sì, ok, dai, confermate. Il primo l'avevo lisciato, ragazzi. Fortunatamente poi, che ero convinto che l'avevo preso, non dico proprio 100%, ma ero abbastanza convinto di averlo preso, ragazzi. Guardiamoci un attimo intorno, anche se ho sparato, quindi si saranno allontanati. Ok, dai. Allora, signori, quello che abbiamo preso adesso è più grosso. 17 cm per 2,1 kg. Sinceramente, mi tengo questo. Ce lo andiamo a sostituire rispetto al trofeo che abbiamo attualmente. Signori, infatti, mi sembra più grande. Devo confrontare in post-produzione, però mi sembra più grande. Cioè, no, perché se quantomeno si nota la differenza di quando li prendiamo più grandi. Io pensavo che comunque esteticamente era sempre lo stesso, ragazzi, in realtà. Però forse cambia. Forse cambia. Ok, intrigante. Signori, dalla nostra armeria sempre più aggiornata e dal nostro anche Trophy Lodge sempre più aggiornato, io vi do il saluto. Quindi per oggi, con Anzi Insieme Radio è tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto il video, se comunque qualsiasi cosa, ragazzi, sentitevi liberi di commentare quello che volete. Iscrivetevi al canale, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, così mi supportate, signori. Dal nostro bel salutino. Effettivamente ho visto un'inquadratura su internet che mi è piaciuta. Inquadratura molto guns. Signori, da questa inquadratura io vi saluto. Prossimamente, quanto prima, ragazzi, ci metteremo anche a caccia dei leggendari, questo è garantito. Quindi state con me, ci vediamo nei prossimi video di Anzi Insieme Radio 2, ragazzi. Alla prossima. Ciao.